Right, dovrei essere live, ma lo sarò, boh, non lo so. Spero di sì, spero che mi vediate, spero che tutto funzioni, perché il tema di oggi appunto è molto molto caldo e non si copia e sono stata contenta di vedere che anche nel gruppo Facebook della Monsterdina c'è stata una conversazione molto molto accalorata, diciamo così, su questi temi e va bene, perché comunque evidentemente il problema è molto sentito, tutte abbiamo vissuto chi più chi meno questa esperienza di essere copiate, tutte secondo me, almeno all'inizio, ci siamo ispirate un po' troppo a qualcuno e quindi come cercavo di spiegare nel post di lunedì, che poi vi metterò da qualche parte anche qua nel testo, comunque lo trovate sul mio blog. Dicevo, ci siamo ispirate, ma in realtà ispirandoci troppo forse abbiamo anche un po' copiato. All'inizio è un errore che si fa molto facilmente, poi piano piano secondo me ci si deve tirare fuori da questa cosa, se no non si cresce, non si propone nulla di originale. Intanto vedo in chat, siete tantissime, brava. Allora, quindi secondo me il primo passo da fare è riconoscere che da questa fase ci siamo passate tutte da un lato e dall'altro, cioè dal lato di mi hanno copiato e anche dal lato di no, no, ma guarda, mi sono ispirata, però poi no, hai copiato, va bene, così ammettilo e chiudi questa cosa nel cassetto e vai avanti. Ripeto, all'inizio succede, penso un po' come agli studenti d'arte, no? Quando devono imparare, no? A disegnare, cosa fanno? Fanno le copie. Ed è giusto che lo facciano, perché comunque solamente copiando e provando a riprodurre un'opera d'arte affini alla tecnica. La differenza è che non dovresti vendere le copie ti dovrebbero servire solo a fini di studio. E quindi, anche se all'inizio magari ci siamo ispirati fortemente a qualcuno fino al punto di copiarlo, si può fare purché poi non costruiamo tutto un business e quindi anche delle vendite su qualcosa che è stato fatto da altri. Questo è il mio appassionato, poi dopodiché in giro si vede un po' di tutto. La mia impressione è che chi vive copiando poi non va molto avanti, dopo un po' questa cosa viene fuori e soprattutto non ha una sua identità, un'identità branding forte, perché mancano un po' le basi, le fondamenta. Nella discussione sul gruppo a un certo punto è venuta fuori questa cosa a cui io credo molto, cioè quando un'offerta o un prodotto l'hai veramente creato tu, c'è sempre una storia dietro molto interessante in cui magari hai fatto una scoperta, ti è successo qualcosa e da lì è venuta un'ispirazione per creare, eccetera, eccetera. E questa storia è molto interessante da ascoltare. Quando invece ti sei fortemente ispirata a quello che c'è là fuori, questa storia non c'è. E si sente, si percepisce questa mancanza di spessore, quindi secondo me quella copia lì non ha la stessa attrattiva invece dell'originale. Ok, invece l'ispirazione vera, come vi scrivevo sul blog, è un'altra cosa. Ha a che fare proprio con avere tanti modelli di riferimento, non uno solo, questo è il primo errore grosso, non si deve ispirarsi solo a una persona, possibilmente cercare questi modelli lontani da quello che facciamo e poi rielaborare, rielaborare, rielaborare e soprattutto nella fase creativa isolarsi molto. Qualcuno in chat mi dice che non sente, il che mi dispiace molto perché penso che senza audio ci sono solo io che faccio bla bla bla. Però ditemi anche voi se non ci sentite, quindi se è un problema solo della nostra Barbara o un problema diffuso, perché se è un problema diffuso allora forse è meglio correre ai ripari. Dicevo, quindi attenzione a non cadere in questo errore, cioè ispirarsi solo a una persona e magari a una persona che fa cose molto simili alle vostre. Cercate proprio di non guardarle troppo, le vostre concorrenti, perché altrimenti non riuscite veramente poi a distinguervi e anche senza rendervene conto, perché esiste anche questo problema. Certe volte noi produciamo qualcosa e non ci rendiamo conto che in realtà l'abbiamo visto da qualche parte di recente. Quindi non è una copia consapevole, ma è una copia dovuta al fatto che non andiamo a cercare fuori i nostri riferimenti e le nostre ispirazioni in altri ambiti che non siano loro. Quindi dovete anche proprio nutrirvi degli stimoli giusti per riuscire a produrre qualcosa di diverso, di originale. E questo secondo me è un nostro dovere come creativi di tutti i tipi, perché appunto poi io non sono una crafter, ma in realtà qualsiasi cosa e qualsiasi programma è un nutrire con quelli giusti e non con quelli che poi rischiano di farci fare le copie.
Questo per quanto riguarda noi, quindi ognuno si prende questa responsabilità. L'altra faccia della medaglia è cosa faccio quando mi copiano. Allora, io ho una politica molto, diciamo, maturata da questo punto di vista. Tanto molte volte non so neanche perché, a meno che non mi avverta qualcuno, non me ne rendo conto. E va bene così, nel senso che non mi cambia molto saperlo, vado avanti per la mia strada, cerco proprio di non farmi influenzare da questa cosa. Penso anche che chi copia appunto non ha una sua personalità e quindi soprattutto se all'inizio sta partendo molto male, perché se poi in qualche modo gli altri si accorgono di queste copie, ovviamente daranno poca credibilità a questa persona. E quindi mi chiedo tutto sommato perché lo stia facendo, che vantaggio ne ha. Finora c'è stato solo un caso in cui sono passata agli avvocati, un'avvocata molto simpatica tra l'altro, quindi in realtà è stato piacevole lavorare con lei nonostante la situazione. Ed è successo così, ovviamente non faccio nomi, non faccio eccetera eccetera, proprio perché penso che sia giusto far gestire queste cose a persone che non sono emotivamente coinvolte. Infatti è stato bello pensare, boh, se ne sta occupando lei e io vado avanti per la mia strada. Perché l'ho fatto? Perché c'è stato il caso di una persona che ha copiato un mio programma che in quel momento io stavo offrendo gratuitamente alle iscritte alla newsletter, a chi mi seguiva, eccetera, eccetera. Era stato un programma che avevo, diciamo, proposto come corso molti anni prima, e poi ho pensato, vabbè, sai che c'è, lo trasformo in un PDF, e quindi subito scaricabile, e lo faccio come regalo, non mi ricordo se l'ho fatto come regalo di Natale o quando è stato. Questa persona non solo l'ha copiato, ma l'ha proposta a pagamento, e a me questo è sembrato molto triste, perché già è brutto copiare, ma se copi una cosa gratuita e la fai pagare, secondo me c'è anche del dolo, cioè c'è proprio della malafede. Allora, in quel caso ho pensato di fermarla con una diffida, semplicemente perché mi dispiaceva che qualcuno senza saperlo potesse comprare una cosa che poteva trovare tranquillamente gratis dall'autrice originale. Nella diffida non ho chiesto soldi, ho solo chiesto di toglierla dalla circolazione, cosa che è stata fatta. Quindi sono contenta di averlo fatto in questo caso, perché non serviva solo e soltanto a tutelare me, ma soprattutto a tutelare chi magari poteva incappare in questa cosa senza conoscermi, e poi magari, non so, tempo dopo scoprire che esisteva una versione gratuita. Ovviamente questo, cioè io nei panni di questa persona ci sarei rimasta un po' male, quindi ho pensato, fermiamo questo andazzo, perché non è giusto, fondamentalmente. Al di là di questo, però, che è stato proprio un caso un po' limite, so benissimo che molti dei miei programmi e dei miei corsi vengono copiati, per esempio, abbiamo visto riciclato in tutte le salse, cambiando i nomi, trasforma la tua passione in lavoro, dalla creatività all'attività professionale, l'ho visto riproposto in tutti i modi, ma questo mi preoccupa meno perché penso che poi lì la differenza la faccio veramente io, quindi che ho fatto il corso ho avuto molto di più rispetto ai testi che magari possono essere facilmente accoppiati, perché ha avuto il mio supporto, quello secondo me non si può copiare, fa male, come lo faccio io. Quindi, come mi comporto io in caso di copie? A meno di casi limite come quello che vi ho raccontato, in cui effettivamente vado da un avvocato, però attenzione, quando sono andata dall'avvocato non sono arrivata dicendo, copiato, fermiamo, l'ho detto, guarda, questo è suo, comprare da altre persone. Secondo, ci sono gli estremi per una diffida, proprio perché avevo bisogno di un parere esterno, e questa è una cosa che consiglio anche a voi, prima di lanciarvi la lanciera, me l'ho copiato, fate vedere le cose a una persona meno coinvolta, perché magari potrebbe essere una vostra impressione, o magari tutte e due siete rifatti a uno stesso riferimento, quindi insomma, ci sono mille combinazioni. Quando poi l'avvocato mi ha detto sì, in effetti ci sono troppi punti di contattuali, io procedo. Allora ho detto bene, allora procediamo, però era importante per me avere questo riscontro. Detto questo, vi faccio ancora un esempio, poi basta parlare di me, parliamo anche un po' di voi, però è un esempio che, diciamo, in questo momento ho particolarmente a cuore perché sto lavorando proprio in questi giorni, ed è boutique business, qualcuno di voi lo conoscerà, perché è
è da 2 anni che lo propongo. Boutique Business è un club pensato per businesswoman che vogliono fare un salto di qualità, quindi stanno insieme tutto l'anno. Adesso sto facendo le selezioni per il 2018. Vi voglio spiegare, voglio raccontare come è nata Boutique Business perché secondo me ci sono dentro delle ispirazioni su come appunto ispirarsi a qualcuno senza copiare, almeno come ho fatto io. Allora, diciamo che l'ispirazione più importante per Boutique Business è la B-School di Marie Forleo, che forse alcune di voi conoscono, anche perché io ne parlo spesso, l'ho frequentata e sono molto contenta di averlo fatto e la consiglio spesso. Che cos'è la B-School di Marie Forleo? È proprio una scuola business, tutta in inglese ovviamente, che lei organizza ogni anno. Io l'ho fatta, mi è piaciuta, l'ho trovata molto valida. Quando mi sono messa a creare Boutique Business era impossibile che non avessi quel riferimento in testa, perché l'avevo frequentata, quindi anche se sapere era lì, no? Come riferimento. Però mi sono chiesta questa cosa, mi sono detta cosa farei di diverso, come posso differenziarmi, cos'è che tutto sommato se io cambierei dell'esperienza B-School, anche se è stata molto positiva. E ho costruito Boutique Business proprio opposite. Per me, appunto, la biscuola è molto valida, però c'erano delle cose che non erano state ottimali per me. Esempio numero uno, la biscuola è tutta compressa in 6 settimane, c'è un sacco di materiale, quindi se per caso in quelle 6 settimane ti capita qualcosa, anche solo ti ammali, boom, hai perso il treno, no? Ti viene l'angoscia, oddio, non ho fatto il corso, la lezione di oggi, così. E quindi ho detto, no, io voglio un ritmo più rilassato, quindi la mia boutique business durerà un anno. Prima differenza. Seconda differenza, boutique business è aperta tutte quelle che pagano ovviamente, quindi di solito quando ti iscrivi la media di 1000-1200 iscritte, ma penso ancora di più all'anno, anche perché è l'unica cosa che Marie Forleo offre durante l'anno, quindi la gente aspetta e poi si iscrive in massa. Io invece volevo un feeling più boutique, quindi ho subito deciso che sarebbe stato per un numero molto più piccolo di persone. All'inizio erano 16, poi adesso da quest'anno sono 20, però sono molto piccolo, quindi c'è anche una selezione, eccetera, eccetera. Perché non mi piaceva il fatto proprio che fossimo tantissime. Un'altra conseguenza di questo fatto è che nella B-School tu non hai un rapporto diretto con Marie Forleo, ovviamente, perché dovrebbe passare la vita a parlare con 1200 persone. E invece io volevo che nel mio boutique business ci fosse questo rapporto diretto, quindi un altro motivo per avere un numero piccolo. Altre differenze. Nella B-School quasi tutti i materiali sono fatti da Marie, per cui c'è lei che parla, c'è lei che gira il video, c'è lei che ti dà i testi che ha preparato, eccetera, eccetera. Invece io volevo, siccome non ho l'ardire di pensare di essere un'esperta di qualsiasi elemento business, che ci fossero anche degli altri pareri autorevoli, quindi ogni mese c'è una video intervista con una persona che ha una competenza specifica. Quindi questa è un'altra differenza. Un'altra differenza ancora è che proprio avendo questo feeling boutique, le iscritte ricevono un regalo a ogni stagione e ricevono anche un biglietto di auguri come questi bellissimi che sono appena arrivati ieri. Quindi insomma, a ogni compleanno, io mando gli auguri personalizzati con tutto un messaggio carino dentro. Quindi volevo che ci fosse un feeling proprio così, di una boutique esclusiva. E poi, B-School è pensata soprattutto per chi ha gli inizi, mentre io ho deciso di fare un programma pensato per chi ha già aperto partita IVA, è in attività da un paio d'anni e vuole fare un salto di qualità. Perché vi racconto tutto questo? Per dirvi che un'idea molto valida è questa, cioè c'è un modello che vi piace, invece di riprodurlo in piccolo, pensate che cosa migliorerei io, che cosa. Quali sono gli eventuali punti deboli di questo modello? E preparate l'alternativa, così ha molto più senso. Beh, poi ovviamente B-School è in inglese e Boutique Business è in italiano, quindi ovviamente c'è anche quella componente lì, ma non è l'unica. Per cui mi piaceva proprio, ok, quello è un modello che conosco e che mi piace, voglio innovarlo e voglio cambiarlo. Oggi come oggi, quando sono partita con Boutique Business, c'ero praticamente solo io che facevo questa scuola annuale per il business, questo club di business. Adesso ce ne sono di più. La cosa che mi dispiace è che sono tutte così, tutte durano un anno, tutte sono a numero chiuso, tutte hanno le video interviste, eccetera, eccetera. Non mi dispiace perché mi hanno copiata. Anche perché penso che appunto essendo boutique business l'originale ha una forza diversa. Mi dispiace perché nessuna di queste persone che ha riproposto questo modello ha pensato di migliorarlo o anche solo di essere un'alternativa. Avrebbe avuto molto più senso partire dal mio
e dire faccio queste cose diverse, perché così, secondo me, ci sarebbe stata un'offerta molto più ampia per i clienti. Per esempio, una di queste può essere, io non prendo le persone che non hanno partita IVA, proprio perché hai pensato, per chi già vuole fare un salto di qualità nel business, quindi fare una scuola invece pensata per chi deve ancora partire seriamente poteva essere un'ottima idea. Quindi il mio consiglio spassionato, al di là di non copiare, è proprio: se avete un modello che vi piace, invece di riproporlo, chiedetevi tutto quello che potete migliorare. È anche molto più divertente perché così ci mettete veramente del vostro. Quindi io sono tranquilla perché so di non aver copiato B-School, anzi, mi ha ispirato proprio a fare tutti i cambiamenti che poi troverete in Boutique Business. Spero che il discorso sia chiaro, si può applicare anche ai prodotti, ovviamente. L'altra grande domanda era: se scopro che mi copiano, devo cambiare oppure no? Allora, se io dovessi cambiare una cosa tutte le volte che scopro che me la stanno copiando, cioè diventerei schizofrenica perché ogni giorno dovrei cambiare tutto. Quindi no, assolutamente. Anche perché, come vi dicevo, una cosa che avete creato voi ha una sua storia. Una cosa copiata non ce l'ha. Quindi comunque la vostra storia la renderà sempre più solida. Detto questo, però, quello che invece si può assolutamente fare è innovare, ma non perché mi hanno copiato, ma semplicemente perché anche io dopo un po' mi annoio di fare sempre le cose nello stesso modo. Quindi coltivo sempre la capacità di cambiare e applico questo stesso ragionamento che ho fatto alla B-School di Mariforleo anche ai miei prodotti. Ok, funziona, ma cosa potrei fare meglio? Cosa potrei modificare per renderlo ancora più efficace? Trovo che sia anche molto triste per la creatività riproporre cose altrui senza metterci niente di proprio, perché poi ci disabituiamo a essere creative, a essere originali. Per essere originali ci vuole molto coraggio. Domanda di Silvina: non pensi che sia anche una questione di target? Nì, nel senso, penso che comunque, così come anch'io offro cose a target diversi, perché dal talento all'idea business è pensato per chi deve ancora partire, mentre boutique business è per le clienti, insomma, che hanno già un'attività più stabile, esattamente allo stesso modo si può fare anche per questo tipo di proposta. Quindi non può essere un alibi per riproporre pedissequamente le cose di altri, quello di abbiamo lo stesso target, perché comunque non è detto che lo stesso target sia interessato sempre alle stesse modalità e bisogna quindi tenere conto anche di questo. Mi rendo conto che la questione copia, dunque, magari ci sono prodotti e servizi più o meno analoghi, ma il target può fare la differenza. Dipende. Non penso che possa essere l'unica differenza, perché alla fine se offri la stessa cosa con le stesse modalità e più o meno alla stessa fascia di prezzo, stiamo parlando con lo stesso target. Mi sembra poco avere solo quello come elemento di differenziazione, perché alla fine se tutto il resto è uguale. A meno che tu dici, vabbè, io lo faccio solo per donne, io solo per uomini, ok, allora così ci può stare, ma se no, effettivamente mi sembra un po' più difficile. Non mi limiterei a cambiare un elemento, cercherei di cambiarne un po' di più. C'è stato un post di Gaia Segattini, forse qualcuno di voi l'ha letto, molto interessante, ha scritto un mesetto fa, poi ve lo linko nel file della Mansardina, sul problema endemico delle copie tra crafter. Non è che nel mondo crafter si copi più che altrove, è solo un po' più evidente, perché io confronto due cuscini, vedo che sono uguali, lo vedo subito. Con due servizi ci metto un po' più di tempo, devo vedere come è fatto, le modalità, quanto costa, quindi salta meno all'occhio. Nel crafting lo vedi subito. Barbara, ma all'inizio, quando stai ancora imparando tante cose, è difficile inventarsi cose nuove. Invece, secondo me, l'inizio è proprio il momento in cui puoi de veramente decidere di uccidere i maestri, cioè, come dire, ok, stanno facendo le cose così, ma io che sono nuova, fresca e ho degli occhi nuovi, voglio fare le cose in modo completamente diverso. Secondo me, non c'è mai un momento in cui non devi essere innovativa. Perché alla fine, se ci pensi, anche quando ormai sei arrivata, dici: ma perché devo cambiare? Ormai la gente mi conosce così. E invece no, questo modo di pensare poi porta all'appiattimento dell'offerta. Quindi dicevo, nel mondo crafters questa cosa si vede di più perché è più evidente. Il post di Gaia era molto interessante perché faceva proprio capire questo, cioè come a un certo punto quelli che erano i veri innovatori della prima ondata di creatività sono stati copiati, e alla fine questo ha ammazzato proprio quella che poteva essere il punto di forza del mondo indie, cioè il fatto di essere originali fuori dagli schemi.
Filò, credo anche il mondo della grafica sia estremamente soggetto, sì, ma alla fine tutti, solo che nelle cose visive si vede subito, mentre magari appunto in un servizio devi metterti a leggere. Barbara, certo che devi imparare le tecniche, però la parte di apprendimento era un po' quello che diceva all'inizio, esattamente come gli studenti della scuola d'arte devono rifare Picasso, ma poi non è che vendono Picasso, quello lo fanno, diciamo, per la loro preparazione e la loro formazione. Quando poi hanno appreso bene queste tecniche, allora sono pronti a avere il loro stile e vendere le loro opere. Ok, patchwork. Penso che facendo poi vengono cose nuove. La copia la tieni per te. Sì, esatto. La copia, soprattutto nelle cose manuali, mi serve per imparare. Cioè, anch'io, cioè, se devo imparare a dipingere, inizierò facendo le copie perché ho bisogno di quell'esperienza. Però quello fa parte dell'apprendimento, non del business, secondo me. Ok. Allora, dicevo, questo post di Gaia è molto bello, spiega molto bene questa involuzione del movimento crafter che è partito essendo l'alternativa e poi ha finito proprio per fagocitarsi e copiare sempre le stesse cose. Ed è un peccato perché rispetto alla grande distribuzione, le piccole crafter sono libere da molti vincoli e purtroppo, secondo me, molte non usano al 100% questa libertà, finiscono per omologarsi a quello che già viene fatto. E così ci perdiamo tutti, anche noi clienti che magari troviamo 200 pupazzi rosa unicorno e nessun ragno di peluche. Ah, Connie l'ha letto, esatto. Un altro elemento molto interessante per vedere che questo problema questo forse vi consolerà. Il problema delle copie non esiste solo per noi piccoline, ma anche per i grandi. Un account molto interessante su Instagram, che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama Diet Prada. Anche questo lo metterò nel file. Io l'ho scoperto da poco, ma è incredibile. Dove si vedono le copie che le case di moda fanno tra di loro e sono incredibili veramente. Cioè basta veramente vedere una cosa, un modello di oggi che si rifà uno anche solo di 10 anni fa, perché ovviamente poi se non sei un esperto di moda non te le ricordi queste cose, riescono a fare delle cose veramente vergognose, no? Che diceva dai, non è possibile, dai, è voluto, cioè voleva farsi beccare. Quindi andando a vedere quello uno si consola, dice vabbè, alla fine se copiano anche i grandi, allora è normale che succeda anche a me. Ma quello che vorrei che rimanesse di questa discussione, spero, anche se la continueremo sul gruppo, è proprio che è bello per ognuno di noi pensare di essere quello che gli americani chiamano trailblazer e che io traduco come apripista. Cioè, ognuno di noi può decidere di essere un apripista nel suo campo, di fare cose nuove, di essere quello che un giorno verrà copiato. E questo lo si può fare però veramente coltivando la propria originalità e facendo scelte coraggiose. E guardate che le scelte coraggiose pagano, magari non pagano immediatamente, il pubblico deve abituarsi, deve capire, ma poi a lungo andare cosa resterà di 50 pupazzetti tutti uguali? Secondo me poco. Quello che resterà saranno proprio le persone che hanno avuto il coraggio di fare dei discorsi nuovi, di offrire una vera alternativa sul mercato. Perché secondo me è proprio questo che fa la differenza. Ripeto, noi piccoli rispetto alle grandi aziende ci possiamo permettere di rischiare un po' di più perché non abbiamo 8.000 fornitori a cui dover dire sì, no. Siamo molto più agili dal punto di vista della produzione. E quindi secondo me è anche dovere coltivare questa originalità. Mi dispiace che alla fine tutti si appiattiscono sulle stesse 3 o 4. Mi dispiace come cliente, mi dispiace anche come personal brander, perché poi appunto la vitalità di un brand è proprio quello di essere riconoscibile sempre. Quindi insomma, portiamoci questa cosa di non sederci sugli allori. Se stiamo iniziando, smettere di guardare in giro e coltivare la nostra unicità. Se invece siamo già un po' affermate, non sederci su questa situazione. E poi ovviamente raccontate come sta andando nel gruppo della Mansardina, ma insomma io sono sempre contenta quando vedo salta una che fa delle robe stranissime. Ho finalmente una ventata d'aria fresca, che sia crafter, che sia servizi, che sia quello che vuoi, però mi piace vedere questa. Mi dispiace quando invece vedo che si fanno delle scelte di comodo, poi non lo sono perché alla fine visuale. Perché se vado a un mercato non posso vedere la versione stessa cosa con minimi cambiamenti, perché come cliente lo trovo un po' deprimente. E mi succede spesso invece quando vedo delle cose all'estero di trovare molta più varietà, molto più coraggio, molta più originalità. Credo che
Credo che ai bambini gliela insegnino un po' a scuola, forse noi in Italia invece non facciamo molto leva su questa qualità, cioè non ci insegnano a essere originali, ci insegnano a conformarci e poi i risultati si vedono anche sul lungo periodo. E invece, secondo me, possiamo comunque rieducarci, essere più originali, e ci serve in tutto, non solo nel business. Insomma, questo è tutto quello che volevo dire fino ad ora. Dopodiché, se vedete qualcuno che vi piace, invece di dire adesso ho qualcosa che piace, adesso lo faccio anch'io, fate quel ragionamento lì. Mi ispiro in opposizione, cambio tutto quello che secondo me è un punto debole di questa proposta. Ok, va bene, grazie anche per la discussione molto vivace in chat che ho visto partire. Spero che continuerà anche sul gruppo Facebook del mercoledì della Mansardina, dove vi aspetto perché appunto questa è una settimana caliente sul tema della copia. Prima o poi bisognava affrontarlo, quindi insomma sono contenta di averlo fatto con voi. Grazie mille veramente di tutto quanto e mi raccomando, continuiamo a interrogarci su questa cosa e a proporre delle alternative, sia per quando veniamo copiate, sia per quando tendiamo anche senza accorgersene a scivolare nella copia e nella riproposizione. Un bacio grande, grazie mille, è stato molto bello stare qui con voi e mi raccomando, spiegate lontano dalle cose che fate voi, quindi andando a vedere altre creative in campi completamente diversi, così non c'è la tentazione. Grazie mille, ci vediamo sul gruppo, un bacio a tutte.